L'Associazione Centri Culturali raggruppa oltre 200 realtà sparse un po' in tutte le regioni italiane. Letizia Bartazzi è la presidente. Presidente, si parla di riprendere le attività produttive, ma teatri, cinema, manifestazioni culturali in genere non riprenderanno molto presto. Per fare cultura è un periodo buio? Sì, per i pesanti danni che il settore culturale registra, stremato dal coronavirus, e anche perché il ruolo dell'arte e della cultura nella vita delle nazioni sembra appare come il grande assente nel dibattito della ripartenza, sulla ripartenza. Poi sicuramente è anche un periodo, come dire, una grande occasione per capire che tipo di cultura proporre e qual è la cultura necessaria al vivere. Infatti, che contributo può dare la cultura in questo periodo così inatteso e imprevisto? Sicuramente è quello di tenere accese le domande dell'uomo, di risvegliare il suo interesse, di risvegliare il suo desiderio. Un grande compito che io vedo sarà nell'imminente futuro. Quando tutto tornerà alla normalità, la cultura non deve dimenticarsi l'insegnamento che la realtà ci sta dando. Quindi uno dei principali compiti del centro culturale sarà proprio quello di conservare quello che noi abbiamo imparato in questa fase così inedita della nostra storia. Che cosa ha visto fiorire in queste settimane? Come hanno reagito i centri culturali associati alla vostra associazione? Dall'inizio dei primi giorni, le prime settimane in cui il nostro portale, che è un po' la fotografia dell'attività di tutti i centri culturali italiani, registrava solo una lista infinita di annullato, rimandato, cancellato, ho visto rifiorire una programmazione, tutti si sono organizzati con incontri via Zoom, via YouTube, interviste a persone implicate nell'emergenza sanitaria, ma anche tante presentazioni di libri, tante testimonianze e anche altri strumenti come blog, newsletter, guide all'ascolto, tutti mossi dal desiderio di dire che cosa permette di vincere la paura, che cosa permette di affrontare la situazione con speranza. Io vedo che la cultura per noi è come una grande dilatazione della nostra amicizia, dell'esperienza che facciamo fra di noi e dell'amicizia che viviamo. Senta, in queste settimane, sono state settimane anche utili per non sfuggire un po' alle domande di fondo della vita. Chi sono, perché vivo, dove voglio andare, che senso ha tutto quello che sta succedendo? Ma per Letizia Bartazzi, che senso hanno queste domande? Sicuramente hanno avuto il senso di ricordarmi che io dipendo, ecco, di riscoprire la mia finitezza, di ricordarmi di scoprire che anche il respiro, no? Il respiro dell'istante, dell'attimo, di adesso è donato. Se le manifestazioni tradizionali non si potranno fare per un bel po', come si può continuare a fare cultura in questo periodo, nei mesi prossimi? La nostra associazione, la nostra esperienza di centri culturali è figlia di un padre, Don Giussani, noi siamo figli suoi. E Don Giussani ci ha insegnato da sempre che la possibilità di un'espressione culturale non è mai tolta. Racconto quell'aneddoto che mi fa molto compagnia di una signora in un cascinale lombardo che dopo aver estratto dal terreno una carota di giganti dimensioni va davanti a Don Giussani dicendo guardi reverendo quanto è grande Dio. E lì Don Giussani disse, ecco, questa è una vera posizione culturale, questa connessione stabilita fra un fatto terra-terra, un avvenimento di tutti i giorni e il destino del mondo. Quindi Don Giussani è stato proprio il primo, e lo stiamo riscoprendo sempre di più in questo periodo, che ci ha insegnato che il vivere, no? Il vivere è la prima grande possibilità di cultura. A proposito di vivere, culturalmente parlando, quando tutto tornerà come prima, lei qual è la prima cosa che vorrebbe fare? Io vorrei portare Jovanotti, vorrei fare un grande concerto con lui, è un mio grande desiderio nel cassetto, in una piazza grande di Milano, davanti al Centro Culturale di Milano, dove ogni anno abbiamo fatto questo festival, andiamo a largo, lì fra Largo Corsia dei Servi e Piazza Beccaria, dietro Piazza Fontana. Ecco, questo è un mio grande desiderio nel cassetto. Bocca al lupo per il suo lavoro e per il lavoro dei centri culturali. Grazie mille.